E benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro come realizzare dei sacchettini di lavanda che appunto vanno molto nella stagione estiva, perché appunto in questo periodo, perlomeno qua da me, c'è un sacco di lavanda in ogni dove, tutto dove ti giri vedi piante di lavanda. E quindi, siccome me ne hanno portato un bel po', ho pensato di realizzare dei sacchettini e vi farò vedere tre diverse idee appunto per realizzare questi sacchettini. La prima idea è questa, ossia creare dei sacchettini a forma di bustina di tè. Questa idea l'avevo trovata diverso tempo fa su internet, ora non ricordo nemmeno dove sinceramente, però appunto tra le immagini di internet avevo trovato anche questa e mi sembra un'idea molto originale appunto per realizzare il classico sacchettino però con una forma un po' più particolare. Qua appunto c'è l'etichetta, non scritto lavanda e niente. Il secondo invece tipo di sacchettino è molto molto carino secondo me ed è questo qui a forma di borsetta. Questo è molto molto femminile, quindi se dovete fare un regalo a qualche vostra amica o comunque a qualche donna, secondo me questo è molto carino. E c'è appunto la borsettina con i suoi manici, il fiocchettino con il fiore e qui ci ho messo la targhetta con la scritta lavanda che potrebbe essere un po' la marca della borsa. E niente, questa la trovo molto carina, appunto molto femminile. E l'ultima idea invece è più semplice, quindi adatta anche a chi non sa cucire ed è il classico vasettino di vetro che ho già usato per molte altre cose con sopra sempre questa stessa stoffa bucherellata che sinceramente non so come si chiama questa stoffa per fare i sacchettini di lavanda o le bomboniere, non ho idea, se lo sapete scrivetemelo così imparo qualcosa di nuovo. E niente, ho messo questi due pendaglietti con le perline, anche qui l'etichetta con la scritta lavanda e questo appunto va benissimo sia per essere messo nei cassetti o anche può essere messo come soprammobile. Niente, questi più o meno sono i sacchettini che vi faccio vedere, quindi ora vi lascio il tutorial così vedete tutto il procedimento per realizzarli e noi ci vediamo dopo. Per realizzare il sacchettino a forma di bustina di tè ci occorrono della stoffa bucherellata, del feltro viola o lilla, un foglio di carta, una matita, un cartoncino bianco, delle forbici a zig zag, della colla vinilica, un pennello, una pinzatrice, del filo di cotone chiaro, del filo bianco e un ago, degli spilli, una matita viola o lilla e ovviamente della lavanda. Iniziamo separando tutti i fiorellini dagli steli e raccogliamoli su un foglio di carta o in un contenitore. Sul foglio bianco andiamo poi a disegnare un rettangolo di circa 10 x 13 cm che ci servirà come guida. E ritagliamolo. Prendiamo la stoffa e posizioniamo all'interno il rettangolo, come vedete nelle immagini.
fissiamolo con gli spilli e ritagliamo un po' più all'esterno del nostro rettangolo. Prendiamo ora del filo bianco e cuciamo. Io utilizzo del filo viola, così potete vedere meglio dove andrà la cucitura. Cuciamo i due lati lunghi unendo insieme le due parti. Estraiamo il foglio bianco e rigiriamo il sacchettino. Creiamo ora una piega in alto nella parte chiusa, portando all'interno parte della stoffa e fissiamo questa parte con uno spillo. Facciamo le stesse pieghe anche sui lati e blocchiamole con degli spilli. Con il ferro da stiro andiamo poi a pressare queste pieghe in modo che, una volta tolti gli spilli, il nostro sacchettino mantenga la forma. Versiamo ora la lavanda nel sacchetto per circa metà. E chiudiamo la bustina con una serie di pieghe pressate con il ferro da stiro, come vedete dalle immagini. Prendiamo quindi 20-30 cm di filo di cotone e fissiamolo in cima alla bustina con un punto di pinzatrice. Prepariamo l'etichetta disegnando e ritagliando un piccolo rettangolino sul feltro viola. E creiamo due rettangolini leggermente più piccoli sul cartoncino bianco utilizzando le forbici a zigzag. Su uno dei due scriviamo lavanda con il pastello viola. Ed assembliamo il tutto utilizzando la colla vinilica.
Ed ecco qui il primo profumo armadio finito. Per realizzare il profumo armadio a forma di borsa ci occorrono la stoffa a buchini, delle forbici a zigzag, degli spilli, del filo spesso o del cordino, del filo bianco e un ago, della colla vinilica, una pinzatrice, un pennello, un pastello viola, un nastrino bianco, delle perline con i fiori e un cartoncino bianco. Iniziamo piegando a metà la stoffa e ritagliamo un rettangolino. Nella parte chiusa andiamo ad arrotondare gli angoli. Cuciamo ora i due lati insieme utilizzando il filo bianco, lasciando aperta solo la parte superiore. Togliamo gli spilli e rivoltiamo il sacchettino. Versiamo all'interno la lavanda. E chiudiamo la parte superiore cucendola con il filo bianco senza stringerla completamente, ma soltanto arricciandola. Da un cordino ricaviamo due pezzetti che formeranno i manici della borsa e fissiamoli all'interno dell'arricciatura con un punto di pinzatrice. Io ho poi infilato il nastrino bianco nella perlina a fiore ed ho creato un fiocchetto. Con la colla vinilica ho fissato il fiocco al centro dell'arricciatura. Infine ho creato una targhetta con il cartoncino bianco su cui ho scritto lavanda e l'ho incollata sulla borsa. Ed ecco qui il secondo profumo armadio finito. Per realizzare quest'ultimo profumo armadio ci occorrono la stoffa a buchini, un vasettino di vetro, la lavanda, del filo chiaro di cotone, della raffia, delle forbici a zigzag, un pastello viola, un'etichetta adesiva e delle perline viola.
Iniziamo legando il filo di cotone attorno al vasetto. E decoriamo i due fili infilandoci le perline a nostro piacimento. Riempiamo poi il vasetto di lavanda. Posizioniamo il vasetto sulla stoffa e ritagliamo un cerchio più grande del vasetto. Portiamo poi questo cerchio sopra al vasetto e chiudiamo il tutto con il filo di raffia. Se la stoffa è troppa, tagliamo la parte in eccesso. Creiamo infine una piccola etichetta con la scritta lavanda ed incolliamola al vasetto. Ed ecco qui anche l'ultimo semplicissimo profumo armadio finito. Che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, quindi spero che proverete anche voi a rifare questi sacchettini, così avrete tutto il profumo di lavanda negli armadi e nei cassetti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi tanti like, tanti pollici in su, lasciatemi tanti commenti qua sotto, così posso vedere come al solito che cosa ne pensate. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale così non vi perderete nessuno dei miei nuovi video. E basta, noi ci vediamo al prossimo video!